Con il presidente Fabrizio Bracco un commento su questo voto quando siamo fra il 10 e il 15% dei seggi scrutinati. Sì, mi sembra che il voto complessivamente confermi la forza del centro-sinistra in Umbria, che al 15% circa dei seggi scrutinati si avvicina quasi al 60%. Così come conferma la bontà della nostra proposta con la candidatura di Catiuscia Marini, che ha ottenuto un consenso per il momento, se questi restano i dati finali, superiore anche ad alcuni sondaggi che erano circolati nelle settimane scorse. C'è un dato, direi, un po' più generalmente preoccupante, che è quello dell'astensione, circa l'8%, 8, qualcosa per cento degli umbri ha preferito non andare a votare. Direi che questo è un segno di disaffezione rispetto alle istituzioni democratiche e alla politica, che dovrebbe far riflettere tutto il sistema politico. Però complessivamente credo che noi possiamo ritenerci più che soddisfatti per adesso. Grazie.